Adesso voglio parlare di Afrilabs, è una cosa che deriva da basata su Ubuntu. Ubuntu vuol dire comunità. Afrilabs è una dei hub che sono sviluppati in Africa. Hubs sono posti in Africa dove i giovani sviluppano le idee, i propri progetti e sostiene anche la costruzione di capacità, danno uno spazio in cui lavorare, uno spazio in cui impegnarsi. Quindi quando abbiamo Hubs era in quattro paesi, attualmente abbiamo una rete di più di 470 hub in 53 dei paesi, 53 dei 54 paesi africani. La comunità è cresciuta in modo organico. Mi ricordo la prima volta in cui abbiamo cercato di incontrare la comunità. Eravamo veramente confusi perché c'erano persone di diversi paesi, diverse città, Ghana, Sudafrica, Egitto. E stavamo veramente cercando di costruire qualcosa. Una delle cose che abbiamo dovuto fare rapidamente era di avere una visione chiara, usare la comunità per migliorare lo sviluppo economico sul continente. Abbiamo cercato di rendere più rapido il processo. In primo luogo volevamo formare un ecosistema, abbiamo definito gli attori principali nell'ecosistema, gli accademici, gli investitori, chiaramente il governo per la regolamentazione, le politiche. Lo sviluppo, abbiamo contattato il settore privato organizzato e sapevamo che era molto importante lavorare insieme per costruire l'ecosistema, perché questo è il modo in cui possono avere successo i hub. Dopodiché avevamo delle strategie molto chiare per accrescere questa rete. In primo luogo investimenti nella costruzione di capacità per i hub. I hub sono imprenditori anche, imprenditori che cercano di fare la differenza, hanno bisogno di costruzione di capacità, quindi lì c'era bisogno di molto investimento. Abbiamo utilizzato un programma triennale per la costruzione di capacità con un investimento di 2 milioni. Abbiamo anche dovuto assicurare che i programmi giusti venivano implementati e quindi abbiamo parlato con i Verni. Oltre a questo abbiamo cercato di far sì che i giovani della nostra comunità potessero partecipare anche al governo. Noi abbiamo in Namibia uno dei ministri più giovani ICT, e il ministro nigeriano per questo settore viene dalla nostra comunità, dal hub. E quindi avere persone così al governo ci aiuta a far sì che il nostro lavoro e il lavoro dei governi sono allineati. Dove ci troviamo a questo punto con il nostro lavoro? Adesso nel continente africano ci sono diverse migliaia di hub tecnici. Noi siamo presenti in 260 città in 52 paesi. Vediamo che i giovani africani sono molto innovatori. Abbiamo sentito parlare delle potenzialità. Si è attirato 4 milioni di investimenti l'anno scorso soltanto nei propri prodotti, nei propri servizi. Questo è molto per il nostro continente.